A lei, l'onorevole Pistelli, ha facoltà di intervenire, prego. Signor Presidente, colleghi, le scelte di politica internazionale, si dice, richiedono un consenso largo, un consenso bipartisan. Lo richiedono nell'alternanza dei governi per confermare la condivisione di un impianto consolidato. E lo richiedono quando si opera una scelta discontinua rispetto al passato che ha perciò bisogno di un forte sostegno. Il dibattito che si chiude oggi e che da mesi si svolge nel Paese ha visto invece per la prima volta dopo molti anni e non solo in Italia una rottura della politica estera tradizionale del nostro Paese e la non condivisione delle scelte operate dal Governo. Un governo che è venuto presto e volentieri in aula solamente alla vigilia della conferenza intergovernativa di Bruxelles per mettere le mani avanti e dirci che era meglio non avere nessun accordo che stringere accordi a ribasso sulla nuova Costituzione, ma che fu sfuggita spesso al confronto anche in questa occasione. I colleghi hanno argomentato in questi giorni le nostre ragioni, le nostre opinioni. A me spetta esprimere un giudizio sintetico su questo decreto, la dichiarazione di voto finale della Margherita. Noi abbiamo espresso dei dissensi sul metodo, sul merito e sulla prospettiva della guerra in Iraq. Sul metodo. Noi abbiamo difeso e difendiamo il metodo multilaterale che si appoggia alle grandi organizzazioni internazionali, in primis alle Nazioni Unite e all'Unione Europea. Non ci siamo infatuati della dottrina neocons, semplice e brutale, ma alquanto pericolosa e inefficace. Abbiamo denunciato immediatamente le drammatiche implicazioni del rovesciamento di un solido principio quando si disse non è più l'alleanza che definisce l'obiettivo, ma è l'obiettivo che definisce l'alleanza. Abbiamo difeso sempre, prima e ora, le Nazioni Unite, quando queste venivano attaccate da entrambi i lati, da coloro che le ritenevano inutilmente democratiche e inadatte a proteggere i veri interessi nazionali e da coloro che le immaginavano pregiudizialmente disponibili ad assecondare la volontà della Casa Bianca nell'invio degli ispettori, nell'ascolto del risultato del loro lavoro e nell'eventuale voto al Consiglio di Sicurezza. Noi pensiamo che chi sostiene l'approccio multilaterale debba interrogarsi oggi sulla costruzione di un multilateralismo efficace, sulla sua capacità, sugli strumenti per imporre la volontà della comunità internazionale ai propri membri rottosi. Ma la forza di questo approccio, signor Presidente e colleghi, risiede appunto nella modalità con le quali si forma la volontà internazionale. Altrimenti ciascuno potrà in futuro, a buon diritto, compilare la propria lista dei paesi e dei regimi che ritiene ostacolo alla pace, alla sicurezza o al rispetto dei diritti umani. E il modo con cui si costruisce oggi la legalità internazionale è ancor più importante, dato che è diventato via via più facile vincere le guerre e sempre più lungo e difficile governare e gestire i dopoguerra. Perciò noi abbiamo difeso l'Europa e la sua unità e devo dirvi che avremmo preferito sbagliare assieme che avere ragione da soli e non ci saremmo mai prestati alla logica delle due Europe, quella vecchia e quella nuova e quella saggia. Perciò lavoriamo e lavoreremo anche nei prossimi mesi per una politica estera di sicurezza comune da decidersi anche a maggioranza. Ne ha bisogno l'Europa per crescere, ma ce lo chiede anche il nuovo equilibrio mondiale. Il governo è stato nell'arco di quest'ultimo anno protagonista di una logica nuova, fondata sui rapporti bilaterali e personalizzati, che non ha prodotto alcun risultato positivo in Europa, dove siamo divenuti maledettamente marginali, come argomentano ormai numerosi e insospettabili commentatori, e neanche altrove, visto che siamo stati iscritti di diritto e di fatto fra i sostenitori di un intervento militare illegittimo, senza neanche portare a casa qualcosa per noi, qualcosa per il sistema paese. Sul merito noi non abbiamo condiviso la giravolta delle motivazioni poste a base di questa guerra, i legami diretti con l'11 settembre, poi i legami diretti con Al-Qaeda, poi i legami comunque indiretti con il terrorismo, poi la presenza di armi e la capacità e la volontà di utilizzarle. Tutte quelle motivazioni sono state smentite in varie sedi, così che oggi ci tocca perfino sentire i leader protagonisti di quelle falsificazioni dire davanti alle telecamere «vogliamo sapere la verità». La motivazione più vera era probabilmente il regime change, l'esempio da dare per un diverso assetto del grande Medio Oriente. Un mondo senza Saddam è sicuramente migliore, ma ciò è stato possibile ad un prezzo elevatissimo di vite umane
e con un disordine crescente. Rifletta il governo sulla circostanza della non partecipazione alla coalizione dei volenterosi della Francia, che partecipò nel 91, o del Canada, solido e da sempre alleato amico degli Stati Uniti. Il governo in questi 12 mesi ha difeso tutte le giravolte e ha concluso la sua danza con una piroetta finale: sostenere la guerra senza esserci, inviare una missione umanitaria che ha visto, una volta si diceva così commentando i rigori tirati bene, gli aiuti da una parte e i militari dall'altra. A questa finzione nel luglio scorso noi abbiamo detto di no. Anche sulla prospettiva noi dissentiamo. Noi non seguiamo la logica del tanto peggio tanto meglio e salutiamo con soddisfazione ogni passo avanti compiuto in quel drammatico, in quel martoriato paese, come la firma dell'accordo costituzionale. Ma riteniamo che ci siano ancora gravissimi rischi e molti punti aperti che è poco saggio ignorare o camuffare con un po' di retorica a buon mercato. Tutti noi pensiamo che finalmente l'ONU debba rientrare a Baghdad, ma l'ONU chiede di rientrare a Baghdad con una coerenza fra i rischi, le responsabilità e i poteri. Lo ripeto, responsabilità adeguate ai rischi e ai poteri effettivi. Ecco perché abbiamo posto in questo dibattito il problema della linea di comando. Non è necessario che ci sia un ricambio completo dei paesi che hanno inviato le truppe. Noi non lo pensiamo e forse l'ONU avrebbe anche più piacere ad avere gli italiani, gli inglesi o gli americani lì impegnati. Ma è necessario che cambi il quadro di riferimento, per il quale la risoluzione 1511, come è noto, rappresenta solo il primo passo. E per noi il 30 giugno prossimo, quando la CPA dovrà dare i poteri al nuovo organismo formato dai iracheni, il termine prossimo ultimo per la verifica della nostra presenza là. Quale ruolo ha avuto il nostro paese in tutto ciò? Se non quali risultati, quali sforzi almeno ha compiuto per modificare il quadro di cui abbiamo parlato? Noi abbiamo votato l'emendamento soppressivo all'articolo 2 perché il governo ci ha presentato, e dovrebbe un po' vergognarsene, lo diciamo francamente, questa missione come la proroga, così come se trattasse dei termini di un condono edilizio e non della collocazione internazionale del nostro paese. Cari colleghi, si poteva e si potrebbe discutere in futuro delle nostre missioni all'estero dividendole ad esempio in base al tipo di legittimazione internazionale, quelle coperte dalle Nazioni Unite, quelle coperte dalla NATO, quelle nuove, viva Dio, speriamo che aumentino sempre di più, coperte dalla Unione Europea, come in Macedonia. Si potrebbe discutere delle nostre missioni in base allo scacchiere politico in cui si svolgono per definire di volta in volta ambizioni e responsabilità italiane. Voi avete fatto un'altra scelta, avete scelto di mescolare tutto per costringerci forzosamente a condividere ciò che non condividevamo e non si è mai bipartisan al guinzaglio, o a negare il consenso a missioni che abbiamo deliberato nella legalità internazionale e durante la stagione dei nostri governi. È un'operazione furbetta, ma indegna dell'argomento che stiamo trattando. È un'operazione pensata con un occhio alla campagna elettorale e l'altro che ammicca la bandiera italiana, e perciò ancora più furbetta. È un'operazione spregiudicata che non vogliamo avallare e che abbiamo denunciato. Perché vedete colleghi, non è possibile dare una risposta coerente a una domanda incoerente, non è possibile dare una risposta giusta a una domanda sbagliata, a meno di non denunciare la strumentalità e la malizia della domanda. Noi condividiamo il giudizio sulle 8 missioni che costituiscono il 70% degli uomini e delle risorse impegnate da questo decreto. Noi non condividiamo il giudizio sulla missione in Iraq e soprattutto la faciloneria delle vostre analisi, di cui abbiamo avuto qualche sconcertante esempio anche nelle dichiarazioni di voto finale, o l'abitudine a sostituire la carenza di iniziativa con la roboanza degli aggettivi e della retorica. Perfino, me lo consentono alcuni colleghi, quella retorica dolorosa sui caduti di Nassiriya a cui va ancora il commosso ricordo di tutti noi. Per queste ragioni la Margherita non parteciperà al voto e voglio dire con molta franchezza che è una scelta che ci costa, perché così comportandovi voi impedite al Parlamento e dunque almeno a mezzo paese di discutere non di una mera proroga tecnica, ma delle scelte, delle ambizioni e delle responsabilità internazionali del nostro paese. Il vostro è un ricatto di breve periodo, miope, che per queste ragioni mi ha fatto venire in mente una frase tratta dai diari di Kierkegaard, che dedico volentieri alla maggioranza e che dice così: state attenti, la nave è ormai nelle mani del cuoco di bordo e le parole che trasmette il megafono del comandante non riguardano più la rotta, ma quel che si mangerà domani. Noi a questo ricatto e alla vostra miopia abbiamo deciso di non partecipare.